Ciao a tutti amici di eximardore.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione la Ozone Strike Pro, tastiera da gaming meccanica con retroilluminazione bianca. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo sempre un design e un layout molto aggressivo. Troviamo l'immagine illustrativa del prodotto che campeggia in bella vista nella parte centrale di destra, mentre nella parte di sinistra troviamo le caratteristiche principali di questo modello e un adesivo che ci ricorda l'adozione del layout di digitazione italiano. Nel retro della confezione troviamo ulteriori immagini illustrative, ulteriori caratteristiche e nient'altro. All'interno della confezione troveremo una Quick Start Guide composta da diverse pagine che ci mostreranno come utilizzare al meglio i software di gestione, le caratteristiche e i tasti a duplice combinazione presenti sulla tastiera. Troviamo anche un mini CD-ROM contenente software di gestione che ovviamente potremo scaricare anche direttamente dal sito del produttore, un adesivo della Ozone Gaming e un set di piedini in gomma da sostituire eventualmente quelli già presenti sotto la tastiera se dovessero consumare precocemente. Infine troviamo la tastiera, la Ozone Strike Pro. Come possiamo vedere, il design della Strike Pro è molto classico ed elegante, dato da una colorazione prettamente interamente di colore nero. Come possiamo notare, la Strike Pro, a differenza del precedente modello, è dotata di un poggiapolsi integrato nella struttura in plastica. Poggiapolsi molto comodo, che farà sicuramente felici gli utenti che amano i poggiapolsi per aumentare il comfort di digitazione o semplicemente il comfort una volta poggiate i polsi e le mani sulla tastiera. È un poggiapolsi con un rivestimento soft touch che quindi migliorerà anche il feeling. E questo materiale, come sempre, è soggetto anche a eventuali impronti o eventuale accumulo di sporcizia, quindi vi consigliamo di pulire attentamente la tastiera dopo ogni sessione di gioco o comunque dopo un intenso utilizzo. Passando ai tasti principali e alle funzioni della Strike Pro, possiamo notare come nella parte superiore, le freccette direzionali, troviamo i tasti macro. Sono sei tasti in duplice combinazione con quelli INT, SCANCH, FINE, PAGE UP, PAGE DOWN e quant'altro. Potranno essere attivati in combinazione con il tasto riportante il logo della Ozone o tramite il software di gestione che ci permetterà anche di registrare le macro. Spostandoci nella parte superiore della tastiera, precisamente i tasti F, troviamo il tasto F1 e F2 che saranno adibiti all'aumentare o al diminuire della velocità di risposta dei singoli tasti, F3 e F4 per aumentare o diminuire il valore del polling rate, mentre dal tasto F5 al tasto F12 troviamo i tasti multimediali che ci permetteranno, come sempre, di riprodurre brani o video direttamente con l'ausilio della tastiera. Infine troviamo la Gaming Mode che ci permetterà di disattivare il tasto Windows in gioco e un ulteriore tasto per aumentare o diminuire l'intensità della retroilluminazione. Abbiamo già detto che la Ozone Strike Pro è dotata di una retroilluminazione di colore bianco, eccezione fatta per i tasti delle freccette direzionali, i tasti WASD e il tasto ESC. Quindi avremo un buon contrasto tra una retroilluminazione rossa ed una bianca. Ci spostiamo nel lato inferiore della tastiera, dove troviamo un design classico, composto da, nella parte inferiore, i piedini in gomma, ne troviamo 4 di medie dimensioni, diciamo. Nella parte centrale superiore troviamo questo foro, questa canalina che ci permetterà di organizzare al meglio il cavo.
quindi lo potremo portare nella parte centrale, a sinistra o a destra, come abbiamo visto anche in altre tastiere. Infine troviamo due piedini in plastica che potremo rialzare e utilizzare, scusate, per rialzare un minimo la tastiera, e questi sono dotati anche loro di un rivestimento in gomma per migliorare il grip sul piano di lavoro o sulla scrivania. Nella parte superiore la Strike Pro è caratterizzata nel lato destro dalla scritta Ozone, mentre nel lato sinistro da una singola porta USB e da due ingress jack 3,5 mm per microfono e per le cuffie. Quindi queste saranno niente meno che delle porte pass-through che potremo utilizzare per collegare direttamente il mouse e un headset stereo 3,5 mm direttamente alla tastiera. Come sempre io vi sconsiglio di collegare un eventuale mouse alla tastiera per non caricare eccessivamente l'alimentazione della tastiera, in quanto, come possiamo vedere, il cavo non solo è rivestito in treccia di tessuto, ma è dotato di un singolo connettore USB e ovviamente i connettori jack 3,5 mm, connettori placcati oro e nient'altro. Con questo è tutto, dunque vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto allo staff.